di bene il presidente del Circolo della Scherma di Terni. Che hai combinato? Che avete combinato con il Circolo della Scherma di Terni? Questi campionati mondiali? Vabbè, non è stata un'improvvisazione, perché noi abbiamo, ci stiamo lavorando da oltre 2 anni, dai, lo sappiamo, la richiesta è stata fatta nel 2019, poi il Covid, una cosa dirà l'altra, e il tempo in cui ci è stato assegnato è 2020? 2021? Quindi sono oltre 2 anni. È dura, è difficile, siamo stanchi, siamo un po' stressati, ma siamo contenti. È venuto tutto per andato tutto per il verso giusto. L'apertura della gara ci sono state 5 medaglie. L'Italia ha conquistato 2 ori e 3 bronzi, punti preziosissimi per la qualificazione olimpica di Parigi. Quindi i ragazzi sono tesissimi. Ieri è venuta anche Bebe Vio, a sorpresa, perché pensavo che venisse più tardi. Invece è venuta a tifare gli atleti azzurri e ha portato bene, perché ha fatto conquistare delle belle medaglie. Lei è tanto agitata, da quello che ha lasciato detto anche sul videomessaggio. Perché? Perché un mondiale è una gara importante, perché al mondiale si prendono tanti punti e per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi servono tanti punti. Quindi se una gara di Coppa o una gara, diciamo, Grand Prix dà una quantità di punti, il mondiale li raddoppia. Quindi capite che per questi atleti che stanno partecipando, che stanno lottando per conquistare questi pass olimpici, è dura, anche perché il livello di gara è veramente alto. Senti, è andato tutto bene, no? Nel senso, c'è stata una cerimonia d'apertura fantastica, una cerimonia... palazzetto pieno, nonostante... Guarda, bello, la cerimonia d'apertura è stata bellissima, e ringrazio l'ente corsa L'Anello di Narni, che sono stati veramente eccezionali, sono settimane che provano di notte e di giorno, e hanno fatto uno spettacolo bellissimo. La nostra madrina Valentina Vezzali, che cosa gli vogliamo dire? È bravissima, è un'amica, una atleta del Circolo Scherma Terni. Mi ha fatto piacere che c'erano tutti, che sono arrivati tutti a questa inaugurazione di questa struttura, che, diciamo, l'inaugurazione vera e propria spetta al nostro sindaco, che è venuto, ha fatto il taglio del nastro giustamente insieme al costruttore, al dottor Salini, insieme a Anibaldi, che ha seguito tutta la questione del project financing, e insieme al dottor Carlini, presidente della fondazione, che è stata un'istituzione locale privata come fondazione che ha investito anche su questo project financing. Poi dopo si è lasciata la parola alla scherma e attraverso la madrina d'onore dei campionati, Cela Vezzali, si è dato il via allo spettacolo e all'apertura ufficiale del mondiale. Oh, tra le altre cose, molti, diciamo tutto il circolo, non solo, vuol dire, lo staff dirigenziale, un po' tutti gli associati al circolo, mi sembra, siano dati un grande affare. Allora, tutti i portatori di bandiera, delle 33 bandiere, anzi 35 bandiere, sono tutti ragazzi circoloschi materni, sono i ragazzi più piccolini, quelli che si sono iscritti da un anno o due. E poi a salire abbiamo tutto lo staff, composto sia dai dirigenti, dai consiglieri, sia dai maestri, sia dalla segreteria, ma a circolo c'è tanta gente, noi siamo un organico di circa una trentina di persone alla fine, fra tecnici delle armi, maestri, consiglieri, preparatori atletici, segreteria, staff medico. Quindi, diciamo, tutti al lavoro, H24, siamo stanchi ma siamo contenti. Senti, tante personalità all'inaugurazione della cerimonia, il ministro Abodi che ha dato il via, l'apertura praticamente a questi mondiali. Qualche commento particolare, qualche apprezzamento particolare? Guarda, io ho apprezzato che siano che il nostro sindaco sia venuto, e ho apprezzato che il vice sindaco Corridore sia venuto, ho apprezzato che ci sia stata la giunta comunale, una giunta nuova che stiamo conoscendo, perché fondamentalmente non abbiamo avuto modo neanche di frequentarci da un punto di vista struttura sportiva e attività politica, perché con le vacanze d'agosto, un mondiale di mezzo, avremo modo di recuperare questo. Sono stato felicissimo che è arrivata anche l'autorità che rappresenta la prefettura e la questura di Terni. Il ministro Abodi è stata la ciliegina sulla torta, ci tenevo tantissimo, il dottor Pancalli, presidente del Paralimpico, il dottor Tassi, Paralimpico Provinciale, insomma c'erano proprio tutti al completo, probabilmente mi sfugge qualcosa perché sono anche un po' stanco, quindi la memoria fa brutti scherzi, però ho visto tante persone, ho visto tanta gioia e tanto entusiasmo. Esame superato, insomma, anche se deve terminare questo mondiale. Deve terminare, però, non è semplice perché abbiamo la logistica che è impegnativa giorno dopo giorno, i trasporti dagli hotel al luogo di gara, dagli hotel all'aeroporto, quindi non è semplice.
This is for new levels. Nuova EQ SUV 100% elettrica. Scopri di più su mercedesbenz.it.